L'Associazione Musicale e Culturale Davide delle Cese non abbandona la tradizione natalizia e anche quest'anno ha dato vita alla 21ª edizione del Gran Concerto di Natale. L'orchestra, diretta dal maestro Vito Vittorio De Santis, terrà compagnia ai cittadini in diretta al canale 14 di Teleregione a partire dalle ore 21 del 25 dicembre. Un momento di musica e preghiera che avrà a far da cornice la chiesa di San Leucio di Bitonto. Ci tenevamo molto affinché quest'anno non saltasse anche il concerto di Natale. Sono praticamente 8 mesi che siamo fermi, come tutte le associazioni culturali, musicali. Ci tenevamo molto a rendere fruibile, anche se non direttamente con un pubblico in presenza, ma a raggiungere alle proprie abitazioni un pubblico a casa che ci è molto affezionato. Anche quest'anno una 21ª edizione, in chiave un po' ridotta, in chiave un po' diversa, ma che comunque per noi è un simbolo di speranza, un segnale per dire che ci siamo, che abbiamo voglia di ripartire, che auspichiamo che questo periodo buio passi in fretta, il più presto possibile. Soprattutto in questo particolare momento la parrocchia assiste anche diverse famiglie grazie alla Caritas diocesana ed è fondamentale l'aiuto di tutti. Noi abbiamo il centro Caritas che funziona sempre, no? Dal mese di marzo, e abbiamo sempre dato una mano, un aiuto a queste famiglie. Sono quasi 60 famiglie che la parrocchia assiste. E non c'è una cosa inspiegabile. Quando dice che ti manca, c'è qualcuno che viene e lo dà. E come dice San Francesco di Assisi, c'è più gioia nel dare che ricevere. In ultimo, Don Francis ha colto l'occasione per augurare a tutti un buon Natale. Quel Dio che è nato è sempre con noi, ci prende per mano e ci guida. Anche questo tempo che sembra difficile, supereremo. Dice una cosa molto bella San Paolo nella lettera ai Romani: tutto concorre al bene per coloro che Dio ama. Mentre noi vediamo un po' così buio, statevi sicuro che Dio sta scrivendo già una storia bella di ciascuno di noi. Ci affidiamo a Lui e camminiamo. Auguri e buon Natale a tutti.